Ciao a tutti, qualche giorno fa è uscita la nuova versione, la 1.5.00 di Lightburn. Vi avevo già parlato in alcuni video di cui lascio il link qui sopra metto le schede, c'erano altri due video dove parlavo appunto delle novità. E adesso cominciamo ad approfondirle queste novità, perché ce ne sono alcune interessanti, su alcune farò un passaggio molto veloce, magari all'interno di qualcuno di questi video, però su argomenti specifici farò diciamo un video apposta come questo. Iniziamo con quello che secondo me è una novità abbastanza interessante. Andiamola a vedere insieme. In questa versione sono state introdotte delle guide automatiche. Le guide automatiche sono presenti in molti software, specialmente di grafica, e servono per dare delle indicazioni a chi progetta, quindi chi va a mettere diciamo, delle forme o dei disegni sul piano di lavoro, in modo da aiutarsi per, diciamo, metterle ordinatamente, metterle magari su una linea comune, eccetera, eccetera. È vero che Lightburn ha molti strumenti che sono quelli che si vedono in alto nel menu, diciamo delle icone in alto, dove ci sono i vari posizionamenti, centra, linea in alto, in qua, in là, in su e in giù, ce ne sono di tutti i tipi, però le guide effettivamente ci possono facilitare perché hanno fatto delle guide che sono intelligenti. Solitamente sono abituato a vedere in alcuni programmi di grafica che utilizzo, tipo Photoshop o Adobe Illustrator, che ci sono le guide che si possono fare, si possono mettere anche più livelli di guida, come anche su Lightbar, però qui hanno una caratteristica molto interessante, perché praticamente ci aiutano ancora di più di quelle statiche, come a Photoshop o come a Adobe Illustrator. Perlomeno io conosco Photoshop e Adobe Illustrator, che le guide sono ferme e non è che ci aiutano logicamente, però non sono dinamiche come queste. Andiamole a vedere per bene. Allora, innanzitutto per andare a vedere le linee guida, bisogna portarsi con il cursore fuori dal piano di lavoro, quindi da quello dove c'è la griglia. Andiamo quasi all'orlo dove ci sono tutte le icone e i comandi, e vediamo che il puntatore del laser cambia, vedete? Cambia forma, da freccia diventa come una specie di virgoletta, non saprei definirlo questo carattere. È un'ondina, una piccola onda. Se noi ci clicchiamo sopra e abbassiamo, vediamo che questa linea la possiamo posizionare dove vogliamo. Questa linea è il colore arancione, come il T1, perché è una linea di T1, quindi un tool, in questo caso quello arancione, che non influirà poi sull'incisione e sui tagli del nostro progetto. Ci serve giusto per andare a muoverla, a posizionare gli oggetti, come vedremo adesso. Lo stesso avviene dall'altro verso, quindi per questa è quella orizzontale, e poi possiamo andare a prendere nello stesso modo, avvicinando il cursore finché non diventa questa forma particolare. Possiamo trascinarla e portarla nel piano di lavoro, e anche questa è stesso colore T1. Possiamo metterne diverse, possiamo metterne quante ne vogliamo, non ci dà limiti. Quindi mettiamo, in questo caso mettiamo 3 e 3. Così, sto andando abbastanza a caso. Allora, comincio ad andare a tracciare una figura. Cominciamo con un rettangolo, tanto per non sbagliare, e poi lo vado a selezionare, e io posso andare a prendere il rettangolo e me lo posso andare a posizionare in qualche modo con gli snap, in questo modo. Quindi se prendo lo snap dell'angolo in alto, me lo posso andare a mettere sulla linea, si aggancia in automatico alla linea, oppure lo posso mettere in una corrispondenza dell'incrocio di due linee, e quindi se io faccio più figure, come vedremo dopo, me le posso andare ad allineare. Tutti gli snap sono validi per l'aggancio, vedete, si aggancia in automatico, c'è proprio questo scatto che fa, che dipende anche dalle impostazioni, può essere più o meno lungo in base alle impostazioni che ho dato nella
proprio all'impostazione di Lightburn, posso prendere questo e posso farlo in questo modo. Quindi praticamente mi va a agganciare gli oggetti a queste linee che posso fare. Queste linee, mi sono dimenticato di dirvelo, sono linee come qualsiasi altra forma, quindi io lo posso andare a eliminare. Quindi vedete, avete visto? L'ho eliminata come si fa con qualsiasi altro oggetto. Voglio eliminare questa, mi ci posiziono sopra, tasto destro del mouse ed elimina. Ok, quindi molto semplice. Allora, un'altra cosa che è abbastanza simpatica è il fatto che io prendo questo con il tasto Alt, mi posiziono, vedete, quando la forma va a toccare da qualche parte una linea guida, cambia di colore e diventa color viola per farmi vedere che è agganciata. Vedete, io col tasto Alt clicco, tasto Alt, sposto la figura e mi fa vedere che l'aggancia. Tolgo il tasto Alt, lo toglie, mi si avvicino senza muoverla, vedete? Io clicco il tasto Alt e me la va a agganciare se è a un certo spazio dalla linea. E anche questa è una bella cosa perché evitiamo di fare degli errori di posizionamento. Andiamo a vedere anche come si comporta con altre figure. Adesso io per esempio faccio un cerchio, un'ellisse, poi magari faccio anche un poligono, in questo modo, e andiamo a vedere qui come funziona. Vado a selezionare il poligono e anche qui vedete con gli snap li vado a prendere e a muovere tranquillamente con qualsiasi snap. E anche con il cerchio posso fare, vedete, si aggancia anche, ci sono lo snap in alto, vedete, si aggancia, ma lo stesso avviene come ho fatto prima, considerando anche il tasto Alt. Quindi io mi avvicino, vedete, fa queste righe viola che mi va a indicare anche la coincidenza con altre forme che ho sul piano di lavoro. Vedete? Se io vado qua, mi fa vedere che sempre col tasto Alt premuto va a far collimare i vari diciamo punti di ancoraggio per allinearmi perfettamente le varie figure che io ho. Ok? Come dicevo prima, queste linee guida sono abbastanza particolari perché io per esempio vado a prendere questo, lo vado a mettere lo snap qui nell'angolo, poi seleziono non solo la forma, ma seleziono anche le righe e praticamente poi, vedete, muovo tutto insieme. Se io devo spostare quindi alcune figure che sono fatte in questo modo, io vado a selezionare la figura, vado a selezionare le linee guida e muovo tutte insieme. Vediamo anche con questo come si comporta. Se io vado a prendere questo, vado ad agganciarlo con questo snap, lo vado ad agganciare nella mia linea guida, dopo vado a selezionare le linee guida e le figure, poi le vado a muovere, vedete? Mi si muovono tutte insieme. Ecco. Anche questo può essere comodo perché se io ho già disposto un certo numero di figure sul piano di lavoro, già distanziate, già messe per bene, già allineate, poi mi basta andare a selezionare insieme la linea guida e mi trascinerò non solo le figure, ma anche la linea guida di riferimento. E questa è un'altra comodità che ci serve per fare queste cose. Allora, riproviamo anche con il cerchio. E magari andiamo a mettere qui al centro di queste due linee guida. E se io vado a selezionarle in questo modo, e ho selezionato praticamente sia le linee guida che il cerchio, vedete che io sposto contemporaneamente tutto. E questo effettivamente è una bella cosa, perché poi se io vado a spostare in questo modo tutto, posso andarmelo a posizionare, però mantenendo ferme quelle linee che mi possono servire per posizionare altri oggetti. Quindi, allora, dicevo, con l'Alt mi fa vedere le proiezioni, diciamo, dei vari punti di ancoraggio verso il resto del piano di lavoro e delle altre figure per poterle andare a posizionare. Se seleziono tutte insieme linee guida e forme, se io posiziono, vediamo,
questo, poi sposto, mi si sposta tutto insieme. Vedete? Cosa che in tanti programmi di grafica questo non avviene. Insomma, è una cosa che secondo me è abbastanza interessante da poter andare a, quando specialmente chi progetta, chi fa progettazione principalmente, ora magari per chi solitamente è abituato a utilizzare progetti già fatti, questo sì, può essere utile per andare a posizionare, per andare a mettere meglio i pezzi da lavorare, eccetera, eccetera. Quindi anche per sfruttare un pochettino il piano di lavoro e quindi a ottimizzare anche le forme sul piano di lavoro per sprecare meno materiale, con quello che costa di questi tempi, sempre meglio cercare di ottimizzarne la resa, però questo è un ottimo strumento. È uno strumento abbastanza innovativo dal punto di vista anche grafico, non avevo ancora visto qualcosa del genere, specialmente con il discorso del tasto Alt. E beh, bravo Jason, sviluppatore di Lightburn, e direi che con questa piccola infarinatura della prima, diciamo, istruzioni nuove, primo comando nuovo della 1.500, chiudo questo video anche per non farlo tanto lungo e magari ci vediamo nei prossimi video con altre specifiche riguardanti appunto la 1.5.00. Ciao a tutti e al prossimo video.